Sushi Kawami. Sushi. Ecco. Un altro? Yes. Carlo va forte. Bravo Ricky. Vuoi fare il tuffo del grande? Ciao piccola. Cos'è ancora il cambio? Prendilo col Boca Grip. Bravo muscolo. Bravo. Bravo, che muscolo. Oh. Alessà. La canna. Adesso te la abbracci tutta tu. Like Jiggy. Grandioso. Summerer. 150 grammi. Grande Kawakami! Ciao. Bravo. È evidente, come ci ha dimostrato il nostro amico Alessandro,
che in questa area della Sardegna i predatori sono abituati a mangiare pesce piccolo e un po' tozzo, come possono essere piccoli sugherelli, boghe, sardine. E infatti abbiamo effettuato 3 catture con esche corte, al contrario dei giorni precedenti in cui abbiamo catturato prevalentemente con esche più grandi e più lunghe. Allora, praticamente in questa nostra avventura abbiamo visto il light jigging. Qual è il concetto di light jigging nello stile giapponese? Utilizzare attrezzature ultralight per insidiare sia piccole prede che prede importanti. In questo caso abbiamo utilizzato le steady delle Yamashita, che sono canne molto progressive come azione, con una prima parte morbida e una seconda più robusta, in quanto hanno una diversa sezione di carbonio, fatte apposta per il light jigging, studiate dai giapponesi per i nostri mari. Queste canne sono molto leggere, abbiamo utilizzato una 50-100 grammi e una 80-180 grammi, avendo avuto anche delle ferrate importanti, dei pesci importanti. Come possiamo vedere, l'azione di questa canna è morbida alla fine, ma con una buona riserva di potenza all'inizio del fusto. Quindi questo nuovo concetto di light jigging che stiamo introducendo in questo caso ci viene un po' dall'esperienza giapponese. Fino ad oggi abbiamo pescato con attrezzature molto pesanti, almeno io e altri come me pescatori del Mediterraneo di vertical jigging abbiamo sovradimensionato l'attrezzatura, anche perché sinceramente era una tecnica che andavamo a scoprire. Ora, con il passare del tempo, possiamo utilizzare attrezzature più leggere e divertirci di più. Sei santi, cacansa? Sono qua. Ho qualcosa da fare. Dai, hitto. Guarda come lavora quella casa. Lui che è bravo. Dai, che è bravo. Che si vede proprio il suo attacco, Guarda. Dai, lui si mette in corpo. Yes. Bello animale, veramente. No, ti dice o del time. Ma anche bello, Dunque l'ha attaccato così. Bravo! Io però direi una cosa. Ce la facciamo? Questo lo trovo troppo grande per Dani. No, Stiamo pescando con canne molto leggere, come abbiamo detto. Quindi è la canna che con la sua azione ci muove l'esca in una maniera particolare, molto più sinuosa rispetto a canne più rigide. Essendo canne corte, useremo la canna sotto l'ascella e faremo uno short jerk, ovvero sia uno strattone corto, che può essere medio, come questo che sto facendo adesso, oppure più veloce o più lento. Adesso vedremo quali sono i movimenti più funzionali per avere dei buoni risultati. È ovvio che quando non si hanno catture bisogna cambiare il movimento in continuazione. Allora, il veloce è questo, mentre si può rallentare per fare uno short più lento. Comunque diciamo che il movimento è sempre più o meno lo stesso, cambia la velocità di recupero e la velocità di movimento dell'esca. Dunque, siamo arrivati al termine della nostra bellissima avventura. Come già detto, abbiamo girato la Sardegna occidentale in cerca di emozioni. Le abbiamo trovate prima a Santa Teresa, poi ad Alghero ed infine a Carloforte. Ringraziamo gli amici di Carloforte che ci hanno ospitato e ci hanno guidato in questa bellissima ultima giornata.
più di così non potevamo fare.